Coprobi, la cooperativa produttori bieticoli leader in Italia nella produzione dello zucchero negli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo, ha presentato presso l'hotel Center Grossa un bilancio positivo per il 2013, insieme al nuovo marchio Equo Cooperare, puntando su trasparenza e qualità. Ecco in sintesi il bilancio 2013 dal direttore Stefano Montanari. Il bilancio della società si chiude molto positivamente. Lo posso affermare anche perché il terzo bilancio è estremamente positivo che abbiamo avuto, chiudiamo con un utile netto di circa 7 milioni di euro, con una distribuzione importante di valore aggiunto ai nostri soci per circa 5 milioni di euro. La campagna in sé bieticola del 2013 è stata una campagna sotto forte pressione, causa l'estrema piovosità del primo periodo dell'anno, ma in queste condizioni possiamo dire che i soci che hanno coltivato bietole in Italia hanno comunque conseguito risultati positivi. Invece al presidente Claudio Gallerani abbiamo chiesto come sta andando la campagna bieticola 2014. Siamo partiti molto bene, contrariamente al 2013 che la stagione ci ha creato grossi problemi, siamo riusciti a seminare tardi, abbiamo perso ettari. Il 2014 siamo partiti molto bene, abbiamo seminato tutti i nostri 33.000 ettari e abbiamo delle bietole molto buone che sono i presupposti per un'ottima campagna. Noi in 10 anni abbiamo fatto passi da giganti, perché siamo partiti da zero, siamo arrivati al 23% del mercato, sfidando altri marchi molto importanti, blasonati, storici, che c'erano sul mercato italiano. Abbiamo incontrato sicuramente il consenso del consumatore che cerca il 100% italiano di Italia Zuccheri. Abbiamo fatto 160 milioni di investimenti in 5 anni, dobbiamo crescere ancora, abbiamo le potenzialità per crescere ancora, abbiamo finito di giocare il campionato italiano dello zucchero, oggi l'abbiamo stravinto, dobbiamo giocare nel campionato europeo dove ci sono dei colossi, quindi dobbiamo ancora crescere. La sfida è forte, ma dobbiamo e possiamo farcela. Unico neo in questa situazione positiva, la concorrenza sleale sui prezzi che sta arrivando da alcuni produttori esteri. In questo momento stiamo assistendo a una forte presenza di competitor che provengono dal nord Europa e da altre parti del mondo, che fanno del mercato italiano un mercato molto combattuto dal punto di vista dei prezzi. Su questo ci teniamo a sottolineare l'importanza che le autorità italiane avviino una puntuale azione di monitoraggio di come si formano i prezzi sul mercato nazionale e soprattutto alzino la guardia sulle eventuali frodi di carattere fiscale e di altro tipo che già si sono manifestate e che potrebbero accentuarsi.